In un universo filmico, dove l'uomo è sempre più sperduto e attanagliato dalla vastità delle proposte del moderno cinematografo, seguiremo le avventure di due semplici ed eroici cinestoppisti. Appassionati di passaggi al cinema e di segnali stradali, presteranno le loro vigorose menti ad un'impresa epica, la realizzazione della tanto attesa Guida Galattica per Cinestoppisti. Buongiorno, Cinestoppisti! Siete pronti per un passaggio al cinema? A vedere un film? Sull'immigrazione, ambientato nella New York degli anni 50. Brooklyn. Sto per partire per l'America. Mia sorella Rose mi ha aiutata. Non posso comprarti anche un futuro. Non posso comprarti la vita che meriti. Ma almeno verrai a trovarmi un giorno. Certo. Passaporto, prego. Da questa parte. Il prossimo. Parcheggio! Motivi per parcheggiarsi al cinema. 1. È la storia di tutti i fuorisede. E soprattutto i genitori dei fuorisede dovrebbero vederlo. Si potrebbe dire che è la storia della nostra vita? Si potrebbe. 2. Saoirse Ronan. Nome impronunciabile a parte, Saoirse Ronan fa un bellissimo lavoro. It's so sparkly, so glamorous. Regalandoci un'interpretazione tenera e senza mai sbavature mielose. Niente è meglio del miele, potete fidarvi di me. Il miele non c'è. 3. Il cast funziona con la precisione di un orologio svizzero. Ognuno fa il suo sporco lavoro per costruire il mondo in cui la protagonista vive e cresce. Nota di merito a Julie Walters, che garantisce allo spettatore un bel po' di risate. Oh mio Dio! Ti prego di tenere il suo nome fuori della conversazione sulle calze di nylon. Al punto giusto. 4. Si parla di immigrazione da un punto di vista non molto bazzicato, quello delle donne. Oh, ci vuole. È divertente e interessante vedere questo universo femminile che si rimbocca le maniche e parte all'avventura. Tan ta 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 ta. Limitato. Stavolta ce ne sono pochi, perché è un film che si ama o si odia. 1. A volte Emory Cohen, bravo, fa certe espressioni che ti sembra improvvisamente di essere catapultato in Gossip Girl. Avete presente Chuck Bass? I'm Chuck Bass. 2. Per non fare spoiler. No spoiler. No spoiler. Vi diciamo solo due parole. Solo due. 2. Povero ragazzo. Alcuni di voi resteranno delusi, ma noi non vi diciamo niente. Niente. Ora ho oltrepassato i limiti? Ditemelo se è così. Divieto d'accesso. Motivi per cui la visione è vietata. Sconsigliamo la visione a chi si è stufato di tutti questi film al femminile. Qui si sentirà nettamente in minoranza. Baffa! Sei in minoranza. Via, portatelo via. 2. Se volete vedere un film moderno, sì, ad alta tensione. Sotto attacco! Indietro!
uniche tensioni sono quelle delle linee telefoniche. Hello. Hello. It's me. I'm in California dreaming about who we used to be. 3. Se siete allergici alle storie tenere, questo film non fa per voi. Potreste uscirne con una bella orticaria. E se soprattutto amate le colonne sonore belle toste che vi fanno sentire un rave bonkers, everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. Qui c'è solo musica irlandese. The castle Kailiga Sarong Oiginis Nadra. La nostra guida galattica per cinestopisti per oggi finisce qui, ma lei c'ha il ciuffo da spintura! Spumeggiante! Io c'ho le ciabatte da The Mask! La ciabatta che si imposta solo nella mia faccia! Comunque, per oggi concludiamo tutto qui, anche la nostra idiozia. E però se siete d'accordo con noi, con i nostri segnali stradali, con il parcheggio o gli stop delle nostre fermate spaziali, fatecelo sapere. Qui sotto non ci sono solo le ciabatte, ma anche i commenti, e noi siamo sempre pronti a rispondervi. Al prossimo passaggio al cinema!